siamo a Napoli Città Libro con Alfonso Guerritore, che per l'Ippogrifo ha scritto il libro Il Regno Animale, un romanzo. Questo romanzo di cosa parla? Allora, semplicissimamente una storia d'amore senza i limiti e le convenzioni sociali, cioè facendola rispondere a delle regole che vanno al di là di quello che è il quotidiano, di quelle che sono le relazioni. È ambientato in un contesto estremo, quindi c'è molta forza, violenza, malavita, questo è l'ambiente, ma i fatti che vengono narrati sono un pretesto per arrivare in qualcosa di invisibile, immateriale, sia dal punto di vista della trama, che è molto aperta, sia dal punto di vista del linguaggio, che contamina narrazione, quindi narrativa romanzesca, cioè prosa e poesia. Il tentativo chiaramente mira ad andare oltre i limiti canonici di una relazione, cioè vuoi vendicarti di qualcuno che ti ha tradito, chiaramente gli fai una scortesia, non lo guardi più in faccia. Invece qui, nella dimensione della criminalità di strada, tutto è possibile. E poi c'è la natura, alle cui regole tutto risponde. Per farti un esempio, scrivendo questo libro mi è sembrato di essere come un bambino che gioca con i soldatini. Quando fai la guerra non badi al numero dei morti o al sangue se stai giocando. È un po' questo il senso, c'è molta infanzia, c'è molta magia, ci sono le dimensioni di creature animali vere e proprie, e poi c'è una sorta di salto temporale che ci porta da qualche parte. Sei stato molto esaustivo, infatti ti avrei chiesto il titolo e tu mi hai spiegato, perché poi quando hai iniziato a raccontare la trama del romanzo mi sembrava distante dal titolo, invece sei stato molto chiaro. Io ti ho conosciuto come poeta. Questo passaggio dalla scrittura poetica a un romanzo, come l'hai vissuta? Come ti sei sentito in questa veste sicuramente differente? Ti dico che la forma linguistica di questo romanzo nasce molto tempo fa da appunti che riferivano fatti di cronaca nera vera e propria, crudi, con dei dialoghi abbozzati, rivedendoli in tempi vuoti e morti come quelli della pandemia, ho visto che avevano delle esigenze diverse. Era come se rivendicassero delle aperture, cioè volevano essere forzati ad andare altrove. Quindi dalla cronaca, ho lavorato col linguaggio, quindi ho provato a metterci della poesia, ho provato a superare i limiti di quello che poteva accadere, di giocare anche con i fantasmi, con quello che non si vede e con quello che ci circonda ma di cui non conosciamo bene le regole. Quindi l'amore, l'estremo, l'infanzia, Totò e Nina che sono i protagonisti, perché poi devo dare giustizia pure a questi due personaggi, e la cura dei lettori a cui mi rivolgo per avere una risposta. Ultimissima domanda, che esula dal libro però comunque è legata alla scrittura. Tu sei giornalista, scrivi poesie, adesso hai scritto un romanzo. Molti dicono che c'è differenza, cioè gli stili, lo stile del giornalista, lo stile del poeta, diciamo così, usiamo questa terminologia, e divergono. Invece tu riesci a coniugare tutto questo? Cioè, o hai una tua idea sulla scrittura da proporci? Diciamo che il tentativo che ho provato a mettere in campo qui è proprio quello di contaminare. Ci ho messo tanto lavoro, ci ho messo tanta ostinazione, perché non ero soddisfatto e non lo sono stato finché non ho raggiunto una sorta di forma di cui comunque credo debbo ancora dar conto a me stesso, nel senso spero di andare ancora oltre. Quindi sì, sono diversi ma possono interagire tra loro e contaminarsi. Ok, allora Ippogrifo, Il Regno Animale, la locandina è perfettamente, neanche l'avessimo studiata, dietro di te, e in bocca al lupo. Viva.